Non recupera Scarpelli, quindi Valoriani alla terza consecutiva come titolare tra i pali, davanti scelto ancora Jukic anche per i punti di sutura di Camilli dopo la gara di Piancastagnaio. Per il resto solo conferme per una squadra che sta comunque bene. Attenzione, poco prima del quarto d'ora al traversone da destra del Fiorenzuola, Cosi in becca Bigotto che per fortuna azzurra si trova più avanti della traiettoria, incespica sulla sfera nel cercare la conclusione. Risposta al minuto 18, Checchi da distanza siderale inquadra il bersaglio, Vaggeri spinge centralmente con i pugni. Il numero 10 valdarnese guadagna metri sul suggerimento di Coadio in aria, il destro è ancora una volta però centrale. Da parte opposta, corner diretto in porta di Mazzotti, sulla linea Valoriani salva, si va a riposo sullo 0-0. Nell'intervallo sfilano le giovanili azzurre con i 350 ragazzi a disposizione, poi inizio ripresa e botta di Bindi. Stavolta il lavoro dell'estremo Vagge non è di ordinaria amministrazione, il tuffo a destra è sufficiente per evitare la capitazione. Ritmo che non sale, Sornione il Fiorenzuola esce dal guscio, diagonale rasoterra di Cosi che percorre l'intero specchio della porta. È l'inizio di un forcing importante che vede Mazzotti indirizzare sotto la traversa una parabola potente. Valoriani c'è anche in questa circostanza ed un minuto dopo cambio di gioco per Sarsi Maddidini che trova la rete ma dalla parte esterna, quindi la prima intenzione non è felice. Ancora quindi Mazzotti direttamente dal corner, stavolta è la traversa a salvare il Marzocco. Altra possibilità dalla bandierina e in questo caso è il tuffo di testa di Bosio ad esaurirsi sul fondo. Fiorentina decisamente meglio della Sangio adesso, ma i frutti sono raccolti però in modo atipico. Il rimbalzo per invento inganna Valoriani su un pallone apparentemente semplice di Mazzotti, quindi su questa topica i piacentini vanno in vantaggio. Cala qui il sipario, la reazione non porta frutti. San Giovannese 0, Fiorenzuola 1.